Monsignor Niccolò Anselmi, nominato vescovo di Rimini, succederà Monsignor Lambiasi. L'annuncio oggi in contemporanea nelle due diocesi, commosso il saluto di Monsignor Anselmi, ho due desideri per Genova: l'unità e l'attenzione ai poveri. Questa sera speciale TV sull'accoglienza dei migranti a Ventimiglia con immagini e interviste. Andremo anche sul passo della morte, percorso da molti per arrivare in Francia. All'inizio alle 21 su Telepace 1, canale 12. Sestri Levante ospiterà la giornata diocesana giovani. Sabato sera l'appuntamento all'auditorium dell'Annunziata, apericena, testimonianza e messa con il vescovo nella chiesa di Sant'Antonio. Come era Portofino 5 secoli fa, lo dicono gli archivi parrocchiali. Prosegue l'intervento di restauro, un nuovo traguardo presentato alla comunità in occasione della festa patronale di San Martino di Tours. Il nuovo campione del mondo di lancio tecnico, Filippo Montepagano, ci racconta la vittoria in Paraguay. L'atleta della FIMA Chiavari ha chiari i prossimi obiettivi: riconfermarsi e un lancio da record. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglio Oggi. In apertura andiamo a Genova questa mattina nel seminario e in contemporanea nella diocesi di Rimini. È stato dato l'annuncio della nomina di Monsignor Niccolò Anselmi a vescovo di Rimini. Succederà Monsignor Francesco Lambiasi, attualmente alla guida della diocesi romagnola. Nelle parole di saluto, Monsignor Anselmi ha manifestato la sua riconoscenza e al tempo stesso la commozione nel salutare la sua città. Nelle parole del pastore c'è gratitudine per aver potuto proseguire il cammino di vescovo ausiliare nella sua città in questi 2 anni al fianco di Monsignor Marco Tasca, collaborando con lui e con il rinnovato consiglio episcopale, imparando molte cose. Prima del distacco dalla città che gli ha dato i Natali, Monsignor Anselmi ha espresso due desideri. Il primo: vorrei chiedere alla comunità cristiana genovese di continuare a mantenere l'unità, la comunione nella pace intorno all'arcivescovo, cominciando da noi preti. Il secondo desiderio è lo sguardo sui poveri. La Chiesa che è in Genova continui a servire chi soffre, i più fragili, chi è solo, disperato, chi sta attraversando un momento di difficoltà, ha detto Monsignor Anselmi. I poveri sono nostri fratelli e sorelle, sono un dono grande che talvolta scompagina i nostri progetti, le nostre organizzazioni, le nostre sicurezze. La loro salvezza, la salvezza di tutti, è il senso della nostra vita. Ma vediamo nel prossimo servizio, ripercorriamo brevemente la biografia di Monsignor Niccolò, futuro vescovo di Rimini. 61 anni, una laurea in ingegneria meccanica prima di entrare in seminario, sacerdote da 30 anni, ordinato nel giorno del suo compleanno, il 9 maggio del 1992, dal cardinale Giovanni Canestri. Da 7, ausiliare dell'arcidiocesi di Genova, dove è stato consacrato vescovo l'8 febbraio del 2015. In breve, il curriculum del nuovo vescovo di Rimini. Monsignor Niccolò Anselmi nasce a Genova il 9 maggio del 1961, da mamma Stefana Pallavicini e papà Cesare. Cresce nella parrocchia di Quinto al Mare e frequenta anche l'oratorio di Sant'Erasmo e la parrocchia di San Siro di Nervi. Monsignor Domenico Calcagno e Monsignor Francesco Macciò sono le due figure che lo accompagnano nel suo cammino di crescita spirituale e vocazionale. Frequenta gli scout della GESCI, dove diventa capo scout e ricopre incarichi a livello zonale e regionale. Negli anni 80 si diploma al liceo scientifico Martin Luther King e nel 1985 consegue la laurea in ingegneria meccanica. L'anno successivo entra in seminario, dove consegue il baccalaureato in teologia presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, sezione di Genova. Viene ordinato sacerdote dal cardinale Giovanni Canestri il 9 maggio del 1992. Da sempre vicino ai giovani, nel suo curriculum la partecipazione a gran parte delle giornate mondiali della gioventù, Parigi, Roma, Toronto, Colonia, come responsabile del servizio di pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Genova e ancora Sydney nel 2008, Madrid nel 2011 come responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile alla Segreteria Generale della CEI. Nel 2012 rientra a Genova e oltre a essere nominato vicario episcopale per i giovani, l'università e lo sport, assume l'incarico di parroco della Basilica delle Vigne nel centro storico. Il 10 gennaio del 2015 Papa Francesco lo elegge vescovo con l'incarico di ausiliare della diocesi genovese. L'8 febbraio la consacrazione nella cattedrale di San Lorenzo. Nel 2018 è fra i padri sinodali della CEI al Sinodo dei Giovani. È membro e segretario della Commissione Episcopale della CEI per la famiglia, i giovani e la vita. Il 17 novembre 2022 viene nominato da Papa Francesco vescovo di Rimini.
Sono 781 km quadrati di estensione tra Emilia Romagna e Marche, 358.000 abitanti per 23 comuni, 115 parrocchie, di cui 99 a Rimini, in 13 in provincia di Forlì, Cesena e 3 in provincia di Pesaro Urbino. Questa è la composizione e l'estensione della diocesi di Rimini. Sono 170 i sacerdoti, 343 le religiose, attualmente eretta da Monsignor Francesco Lambiasi, che questa mattina alle 12 ha letto l'annuncio della nomina e ha dato il suo benvenuto a Monsignor Anselmi. La data dell'ingresso di Monsignor Anselmi a Rimini deve essere ancora stabilita. Ovviamente le congratulazioni per la nomina da parte di tutto lo staff di Telepace, e anche il vescovo di Chiavari ha indirizzato un messaggio di saluto al neoeletto vescovo di Rimini. Ti abbiamo conosciuto e stimato in questi anni per il tuo infaticabile lavoro e per le energie spese, in modo particolare al servizio della pastorale giovanile, scrive Monsignor De Vasini, sottolineando i benefici che tale impegno ha avuto anche per i giovani della diocesi di Chiavari. Come chiesa chiavarese ti siamo profondamente grati per aver continuato a sostenere quella lungimirante opera di tessitura di un racconto regionale che ci ha permesso di crescere sempre più in sintonia e in amicizia tra le diocesi liguri. Nel comprendere la fatica del distacco, Monsignor De Vasini esprime la convinzione che i fedeli di Rimini potranno godere della presenza di un pastore capace e ad accompagnare all'incontro personale con Dio. Caro Nicolò, conclude il nostro vescovo, lasci il Mar Ligure per approdare sulle rive del Mar Adriatico. Ti auguro con il cuore di risvegliare in tutti coloro che incontrerai la nostalgia del mare, che permetterà slanci di vita e di bene nel continuare a edificare la Chiesa secondo il sogno di Dio. Voltiamo pagina, la nostra programmazione questa sera nella speciale puntata di Direttamente Su, dedicata all'accoglienza dei migranti a Ventimiglia. Vi porteremo con immagini e interviste sul passo della morte, il sentiero divenuto noto per il passaggio quotidiano di migranti che tentano di superare il confine con la Francia. Uno sguardo toccante sulla vita di tante persone in fuga. Appuntamento questa sera alle 21 su Telepace 1 al canale 12. Vediamo adesso un'anticipazione. Dovevano chiamarlo Passo della Speranza prima che esplodesse il fenomeno migratorio, invece è rimasto Passo della Morte. Qui, sul sentiero che da Grimaldi porta a Mentone, 40 migranti dal 2015 ad oggi hanno perso la vita. Centinaia di loro ogni giorno lo percorrono per passare il confine con la Francia. Dal sentiero si vedono luccicare le barche alla fonda nel porto di Mentone e spuntano i grattacieli di Nizza. I migranti sognano la libertà mentre cala la notte e accendono un fuoco di fortuna per allontanare il freddo. Poi arriva l'alba. Zaini, valigie, vestiti vengono abbandonati, si cambiano in cammino indossando i capi più eleganti. Così, una volta a Mentone, provano a passare inosservati. Molti arrivano con i passeur che qui hanno trovato un business. Sono una realtà molto pesante a Ventimiglia, abitano a Milano per esempio, vengono durante il weekend a Ventimiglia, magari portando con loro delle persone che hanno trovato in Lombardia e poi si fanno pagare per indicare loro questo o altri cammini. Troviamo un biglietto che riporta i numeri di telefono del papà in Nepal e di uno zio nel Regno Unito. Chissà se questo giovane ha trovato la sua libertà, chissà se una volta in Francia è riuscito a chiamarli. Tra i cespugli ecco un portafoglio, amo papà, amo la mamma. Un cartoncino per colorare, forse traccia del passaggio di alcuni bambini. In questo tratto del sentiero, l'umanità di queste persone ha colorato il percorso cancellandolo per alcuni metri. È un mosaico di vita in attesa. Se ne sono andati in fretta e furia, lasciando tutto, occhiali, documenti, vestiti, bottiglie, scarpe, asciugamani. Non c'è un centimetro libero. Dovevano essere una cinquantina di persone e sembra che siano ancora qui. Ce l'avete fatta? Quanto è stato difficile dormire nell'umidità del bosco? Ne è valsa la pena? E soprattutto mi chiedo, se fosse capitato a me? Torniamo in diocesi. La giornata giovani quest'anno si svolgerà in una modalità nuova. Si tratterà principalmente di una serata che inizierà alle 19:30 all'auditorio del convento dell'Annunziata, Sesto Levante, per concludersi nella chiesa di Sant'Antonio con la celebrazione della messa. Il tema indicato dal Papa, riprendendo un versetto del Vangelo, suona come un'esortazione ai giovani. Maria si alzò e andò in fretta. Sentiamo. Sabato 19 novembre si celebra in diocesi la giornata diocesana dei giovani. Qual è il programma che avete scelto quest'anno? L'appuntamento è appunto, come dicevi, per sabato 19 novembre alle ore 7:30 a Sestri Levante.
per trascorrere appunto una serata tutti assieme. Inizieremo con un aperitivo, perché comunque la giornata dei giovani è anche un momento di festa, e per poi iniziare con un paio di momenti un po' più seri. Inizialmente era una testimonianza di un ex calciatore che ci racconterà un po' la sua esperienza, e poi ci sposteremo per concludere la serata verso le 11 di sera circa, per celebrare la messa tutti assieme nella chiesa di Sant'Antonio a Sestri Levante. C'è un tema, un filo conduttore di questo momento d'incontro con i ragazzi della diocesi? Il titolo, il tema di quest'anno è Maria si alzò e andò in fretta, ed è un po', diciamo, quello che chiede Papa Francesco ai giovani, è quello di appunto alzarsi, no? Prendere un po' in mano la propria vita per cercare di fare qualcosa di bello, diciamo un po' scuotere la propria vita e magari, ecco, fare qualcosa anche per gli altri. E che cosa danno questi momenti di incontro e condivisione? Io credo, ecco, che trovarsi con tanti ragazzi coetanei che magari condividono un tuo stesso cammino simile, sia sempre molto bello, dà forse anche un po' di forza, un po' di carica nel dire non sono da solo a fare questo tipo di esperienze, ci sono tanti ragazzi come me, forse sognano qualcosa di un po' bello, di grande per la loro vita, e gioia nel dire anche quando si torna a casa, nel quotidiano, provare un po' a vivere anche quello che si sente in questi momenti. La festa del titolare della parrocchia San Martino di Tours è stata l'occasione per la comunità per accogliere il pastore della diocesi Gian Pio De Vasini, che ha impartito il sacramento della cresima e ha benedetto i restauri di alcuni documenti custoditi nell'archivio parrocchiale. Questo massiccio intervento conservativo, che restituirà i registri del XV e del XVI secolo alla consultazione, proseguirà anche l'anno prossimo. Vediamo al servizio. Prosegue il restauro dell'archivio storico della parrocchia di Portofino, avviato nel 2021 con il più antico fra i registri dei battesimi. Il lavoro è proseguito nel corso del 2022 e continuerà anche il prossimo anno con fondi propri della parrocchia e con il contributo dello Stato, in virtù del profondo valore di testimonianza storica che questi registri custodiscono. Teniamo conto che sono testi che vanno dal 600 in poi, e quindi sono testi molto antichi, che sono stati molto usati e quindi avevano tutto una serie di problematiche, andavano sistemati per poter poi essere consultati in sicurezza. I registri parrocchiali sono la memoria della comunità. Il lavoro di restauro è iniziato ad aprile. Ogni foglio va tolto dalla legatura, analizzato e ripristinato singolarmente. Poi le carte vanno reinserite nella montatura originaria, che va anch'essa restaurata. Senza interventi adatti di conservazione rischia con il tempo, con la consultazione, il materiale di deteriorarsi, le carte si infragiliscono e il rischio è quello di perdere il contenuto. Leggere gli archivi parrocchiali è un viaggio nel tempo che restituisce l'immagine di un borgo che aveva dignità di un porto vero e proprio e che oggi è famoso nel mondo, ma lo era anche nei secoli passati, soprattutto perché qui vivevano alcuni degli armatori più potenti, forti di una influenza economica e sociale rilevante sul sistema economico della Repubblica di Genova, il che è testimoniato dai legami intrecciati attraverso matrimoni e battesimi. I testimoni di nozze e i padrini che venivano scelti, ad esempio, dicono molto sugli intrecci politici e finanziari. Nell'ambito di questo restauro è emerso anche un documento solitamente conservato negli archivi pubblici comunali, che è la caratata. La caratata è una sorta di catasto, questa risale al 1665, e le caratate sono oggi un altro strumento di conoscenza capillare del territorio, perché vengono appunto organizzate per nome di proprietario. Ci sono descrizioni molto dettagliate dei beni terrieri, delle case, dei tipi di coltivazione, dei loro valori, e quindi ci consente di ricostruire l'immagine di questo territorio a distanza di secoli e di conoscere anche eventuali punti di fragilità, eventuali frane, temi che poi sono molto attuali in realtà.
La cronaca: un uomo anziano è stato soccorso nel tardo pomeriggio di ieri dai vigili del fuoco di Rapallo. L'uomo ha perso il controllo della propria auto e è finito fuori strada. L'incidente è avvenuto in località Testana, ad Avegno. Nonostante la dinamica, l'automobilista è estratto dalla vettura e è risultato in buone condizioni di salute, tanto che ha rifiutato il ricovero. I vigili del fuoco hanno quindi collaborato al recupero del mezzo e messo in sicurezza l'area. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Uscio e la Croce Verde di Recco. E siamo allo sport, la pesca. Filippo Montepagano, atleta tesserato della FIMA Chiavari, ha vinto il campionato del mondo di lancio tecnico che si è disputato in Paraguay la scorsa settimana. L'abbiamo intervistato una volta ritornato a Sesto Levante. Diciamo che ci speravo, però non era scontato, perché c'erano almeno altri 4-5 molto forti. È andata proprio come sperava Filippo Montepagano, neocampione del mondo di lancio tecnico ai mondiali che si sono disputati la scorsa settimana ad Asunción in Paraguay. A rendere più complicata la gara, oltre alla preparazione degli avversari, soprattutto in Sud America la specialità è molto diffusa, sono state le condizioni meteo variabili. Le gare si svolgevano, contavano di 4 lanci, però a volte per segnare una misura buona ne avevi solo uno. E quindi in quell'uno lì dovevi per forza essere concentrato, riuscire a tirare, non dico al 100%, ma almeno al 95%. Rispetto agli scorsi mondiali, Montepagano è arrivato più preparato dal punto di vista fisico e con più allenamento sul campo. L'edizione dell'anno scorso era ad agosto, stagione in cui gli impegni di lavoro per lui sono di più ed è più difficile andare fino a Spezia per allenarsi. A livello di preparazione, in palestra ho puntato tutto sull'allenamento della forza massimale. Quest'anno qua sono riuscito ad alzare molto i carichi, quindi arrivavo con una, diciamo, con una preparazione atletica migliore rispetto agli anni scorsi. Adesso la testa e ai prossimi obiettivi. Ti direi difendere il titolo, che sarebbe una bella cosa. Poi un crucio che ho da un po' di tempo è di fare un lancio a 300 metri. Sarei il primo nella storia. Perché quanto sei arrivato per adesso? Allora, io in gara sono arrivato massimo a 281. In gara ufficiali quest'anno un argentino, Bustos, l'ex campione del mondo, ha fatto 292. E quindi vuol dire che piano piano ci si sta avvicinando alla soglia dei 300. E mi piacerebbe essere il primo, perché sarebbe una soddisfazione non da poco, dire sono il primo della storia a aver fatto 300 metri. L'associazione Mangia Trekking ha promosso nei giorni scorsi un'iniziativa partita dal Tiguglio per raggiungere La Spezia e concludersi a Porto Venere. L'obiettivo è mostrare quanto siano preziosi i territori che costituiscono un vasto luogo turistico con una grande ricaduta economica. Durante il percorso i volontari hanno condotto i partecipanti dal quartiere di Fabiano alla Spezia, uno di quelli che si affacciano direttamente sull'arsenale militare marittimo, verso la cittadina di Porto Venere. L'itinerario panoramico ha attraversato in collina alcuni dei luoghi storici della tradizione, della cultura e del territorio, ovvero Coregna, Campiglia e il Muzzerone. E il calcio torna alla Coppa Italia Chiavari. Questo pomeriggio al Comunale si disputano gli ottavi di finale della competizione formato Lega Pro, che vede la Virtus Entella di fronte alla Lucchese. Calcio d'inizio alle 18, sentiamo come la squadra si è preparata ad affrontare questo incontro. L'umore è quello giusto, perché comunque dopo 9 risultati consecutivi dobbiamo essere comunque contenti di quello che è stato fatto. Certo, 2 pareggi comunque con 2 squadre comunque che sono competitive, sono buone squadre, quindi comunque dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Potevamo fare sicuramente di più, ma va bene così. Siamo lì, siamo ancora primi e quindi vogliamo goderci la testa della classifica e dobbiamo mantenerla. Secondo me è importante, ogni partita è importante, ogni partita dobbiamo entrare in campo con la voglia di vincere, sempre, sempre di vincere, perché così costruiamo una mentalità vincente, forte, è quella che dobbiamo perseguire per raggiungere l'obiettivo finale. Sicuramente, il mister in Coppa dà la possibilità anche a coloro che magari hanno, come detto, un meno minutaggio, quelli che giocano in Coppa e devono appunto entrare in campo con la voglia di vincere, con la voglia di, se possibile, mettere anche difficoltà al mister, all'allenatore per quelle scelte di domenica, anche perché
poi siamo una squadra dove tutti siamo competitivi, quindi magari quando manca qualcuno anche la domenica per infortunio oppure per squalifica, magari uno che gioca in coppa, che ha meno minutaggio, si deve trovare pronto per la domenica a essere anche titolare, quindi è molto importante. Ma le partite di coppa in settimana, quelle settimanali, sono sempre un po' così. Secondo me sarà una partita non facile, perché la Lucchese è comunque una squadra tosta, e poi, come ho detto, in Coppa siamo abituati a vedere risultati anche anomali, insomma, squadre comunque blasonate che magari perdono e escono in Coppa. Quindi dobbiamo farci trovare pronti, perché non sarà una passeggiata come magari si potrebbe pensare. La linea adesso alla rassegna stampa, vediamo i titoli dei giornali in edicola quest'oggi, ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti. Spiragli, nonostante tutto, il missile caduto in Polonia era della contraerea ucraina, Mosca apprezza la cautela degli Stati Uniti, i canali restano aperti, dopo una notte di paura scende la tensione, la NATO non entreremo nel conflitto ma la responsabilità è russa, e il G20 senza Putin condanna l'aggressione, ancora diffusi blackout dopo i bombardamenti e Zelensky contesta la versione ufficiale. E a proposito del G20, oggi due editoriali sulla prima pagina, uno di Andrea Lavazza, cooperare e ricostruire, e l'altro di Pio D'Emilia, visto da Oriente, ricominciare la tessitura. E poi c'è ancora la COP27 in corso in questo momento in Egitto, il presidente brasiliano con una rockstar, impegno contro la fame, riecco Lula, difenderò l'Amazzonia. E poi Meloni, dialogo con la Cina, piante dosi chiuse all'ONG, incontro della premier italiana con Xi Jinping al vertice in Indonesia, un successo per l'Italia. Il dopo Letta nel PD sfida Schlein e Bonaccini, l'assemblea di sabato decide sui tempi. E poi la cultura di morte non è mai la soluzione di fronte ai problemi, è il messaggio della CEI nella giornata per la vita, oggi pubblicato da supplemento E Vita. Artemis ce l'ha fatta, la Luna è più vicina, anche l'Italia è nella missione spaziale. E poi Stati Uniti, Trump si ricandida ma i repubblicani restano divisi. Prima pagina del Secolo che apre con questa notizia che interessa la nostra regione, Rixi, sottosegretario Ligure, alle deleghe a porti e mare, e anche Salvini, il 4 dicembre sarà a Genova per affrontare i nodi della gronda autostradale del Terzo Valico. Intervista anche a Risso di Confindustria, quella di Ansaldo Energia è una sfida decisiva per Genova. Ma poi naturalmente c'è anche il racconto di questa giornata tesa tra le nazioni, tra la NATO e la Russia, ma finita, diciamo, in maniera positiva. Meloni apre alla Cina, non a Macron. E poi ingressi delle navi ONG, Piantedosi annuncia la stretta alle camere, e il fondo di Peppino Ortoleva, non trattiamo più le migrazioni come emergenze. NATO, scende la tensione, il razzo in Polonia era contraerea ucraina. E poi notizie in breve, il processo al figlio di Grillo, un amico si sfila, io non c'entro. E poi vediamo in questo cerchio il papà di Saman, la ragazza uccisa in Italia perché non voleva sposare la persona che la famiglia aveva deciso per lei, fermato in Pakistan per altri reati, ora però si chiede l'estradizione in Italia. Portofino, parroco batte malacalza sull'ascensore, il giudice ha accolto il ricorso della parrocchia di Portofino e bloccato l'ascensore dell'imprenditore malacalza. E poi in Valdaveto c'è prova di tregua sui cavalli selvaggi, il comitato degli abitanti e gli ambientalisti cercano un'intesa. Nelle pagine interne del Secolo, a Rapallo, castello dissequestrato dopo 3 anni di attesa, ora si può ripartire e potranno essere finalmente eseguiti gli interventi necessari sulla struttura. A Recco invece, ex asilo delle maestre pie, via libera ai lavori di recupero, cantiere aperto entro la fine del 2022, l'immobile abbandonato da 20 anni, la struttura di via Speroni ospiterà un istituto con indirizzo enogastronomico. Andiamo adesso in redazione per gli ultimi aggiornamenti con Cristina Neto. Grazie Andrea, un saluto a tutti i telespettatori. Parliamo del comune di Chiavari. Al fine di semplificare le relazioni tra uffici e cittadini, tra professionisti e imprese, il comune ha deciso di potenziare la piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze online. Si tratta di uno strumento rinnovato in costante aggiornamento che promuove soluzioni per migliorare la qualità dei servizi erogati dall'ente. È facile, veloce e sicuro, il portale
Stanze Online si trova sull'home page del sito istituzionale del comune e offre la possibilità di dialogare con gli uffici in modo diretto, garantendo un'accessibilità diffusa alle pratiche comunali. Un solo punto di accesso per avviare un procedimento amministrativo, dalle istanze legate alle attività produttive e all'edilizia, dai servizi demografici a quelli sociali e scolastici, dall'ambiente ai tributi, al turismo, alla cultura, allo sport e non solo. Il Comune di Chiavari ha inoltre attivato un servizio dedicato al rilascio gratuito dell'identità digitale SPID che si trova nell'ufficio Informa Giovani in via Gagliardo 10A, aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12. Occorre fissare preventivamente un appuntamento. Dalla redazione è tutto, linea allo studio. E noi chiudiamo questa edizione guardando la scheda degli appuntamenti in agenda per oggi. Appuntamenti in agenda per giovedì 17 novembre. L'Associazione Italo-Britannica di Chiavari propone un incontro sul tema Queen Elizabeth Mission Accomplished. Le letture saranno a cura di Stefania Basini, l'inizio alle 17 alla Società Economica. I Porti delle Storie, progetto organizzato a Genova da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi, prosegue a Palazzo San Giorgio, nel capoluogo Ligure, dove alle 17 andrà in scena a Palermo, spettacolo fra parole e musica di Mario Incudine e Antonio Vasta. Continua a Sestri Levante Mondovisioni, la rassegna dei migliori film su attualità, informazione e diritti umani organizzata da Cineagenzia e Internazionale. Alle 20.45 all'ex convento dell'Annunziata sarà proiettato il film H2 Occupation Lab. La parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Savona e l'associazione culturale Atena Musica organizzano un miniciclo di conferenze su musica, fede e trascendenza. Alle 20.45 nel primo incontro si parlerà di musica, fede e trascendenza nella teologia di Urs von Balthasar con il professor Giovanni Guanti, docente ordinario di musicologia e storia della musica dell'Università degli Studi di Roma 3. Alle 21 al Teatro Massone di Pieve Ligure Alta inizia la prima stagione teatrale invernale Scali a Mare Pieve Ligure Art Festival. Va in scena Incanti Sacri con Mario Incudine e Antonio Vasta. È davvero tutto per questa edizione di Etiguli Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19.15, continua sul nostro sito e sul canale Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.